con l'esecuzione dell'inno europeo ha inizio la cerimonia di accoglienza nella città di Mazara del Vallo della Commissione Pesca al Parlamento Europeo. Repubblica Italiana. Grazie. Prima di iniziare la cerimonia, la Commissione Pesca al Parlamento Europeo e la città di Mazara del Vallo vogliono onorare in questa giornata, 23 maggio 2022, ricorre il 30° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. In memoria di tutte le vittime della mafia, vi preghiamo di osservare un minuto di raccoglimento.
Grazie. Prende la parola il presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano. Autorità, gentili ospiti, benvenuti nell'aula consiliare della città di Mazara del Vallo. Nella qualità di presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, sono lieto ed onorato di portare il saluto alla Commissione Pesca del Parlamento Europeo, agli eurodeputati, ai funzionari del Parlamento Europeo oggi qui intervenuti. Un saluto va naturalmente all'assessore regionale della pesca Tony Scilla e al sindaco Salvatore Quinci. Questa è l'aula consiliare della città di Mazara del Vallo. Qui il nostro Parlamento locale regolamenta e delibera. I nostri consiglieri comunali, insieme al sindaco democraticamente eletti, sono i rappresentanti di un popolo che ha nel mare e nella pesca la sua naturale vocazione. La vostra visita qui, oggi, i sopralluoghi, gli incontri effettuati con gli operatori rappresentanti delle categorie marittime sono un'occasione per comprendere di più e meglio il valore, la tradizione e la portata storica ed economica di questo comparto, quello della pesca, che vive un momento di disagio e che ha bisogno oggi più che mai del sostegno dell'Europa. Grazie per essere qui. In questi giorni di lavoro e di incontro sono certo che comprenderete di più e meglio che la pesca è ben più di una semplice attività economica e che i nostri pescatori sono i primi guardiani del mare e molto spesso i protagonisti di salvataggio di vite umane che rendono orgogliosi e fieri. Buon lavoro a tutti. Grazie. Presidente. Prende la parola il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Buonasera a tutti, è un piacere avervi qui in questo caldo pomeriggio di maggio. Do il mio caloroso benvenuto, mio e dell'intera città di Mazara del Vallo, ai pregiatissimi membri della Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo. Saluto il Presidente al mio fianco, Pierre Karleskind, il quale è già stato a Mazara in realtà nel 2019, in occasione dell'ultima edizione del Blue Sea Land, il Vicepresidente Peter Van Dalen. Saluto gli eurodeputati, membri, Pietro Bartolo, Rosanna Conte, Rosa D'Amato. Saluto l'assessore alla pesca della Giunta regionale della Sicilia, Tony Scilla, che è qui alla mia destra. Ovviamente il presidente del Consiglio, il padrone di casa, i consiglieri tutti, gli assessori della Giunta comunale presenti in aula. Saluto le autorità civili e militari che sono qui presenti e ringrazio per essere stati presenti qui oggi, i giornalisti, gli operatori dei media. Saluto la squadra dei traduttori, degli assistenti che sono qui oggi con noi ad aiutarci per questo incontro e tutti i cittadini che sono voluti essere qui con noi. Noi abbiamo molto limitato l'ingresso in questa giornata, sempre per motivi di precauzione sanitaria. Oggi è un grande onore per noi ricevere questa delegazione nella nostra città. Una visita fortemente voluta. E io ringrazio Pietro Bartolo, l'amico Pietro, e il suo staff per l'impegno profuso, la delegazione tutta, perché capiamo bene che non è facile trovare in un'agenda sempre piena l'impegno, la volontà e il desiderio di spostarsi per una nuova missione. E noi siamo convinti che l'incontro di oggi non è solamente un evento istituzionale importante, ma è l'occasione per rimettere al centro delle attività del Parlamento europeo una rinnovata modalità di confronto
con i territori, una maggior richiesta di partecipazione che dal basso arriva sempre e che noi sappiamo saprà trovare ascolto in queste due giornate di lavoro che avremo davanti. Oggi infatti siamo qui per incontrarci, per conoscerci, per provare ad accorciare le distanze tra una comunità cittadina di pescatori e chi che si trova ai confini estremi della UE e il Parlamento, dove si fanno le scelte, dove si decidono le regole che decideranno anche il futuro della nostra comunità, cioè il nostro futuro. Siamo convinti che un confronto vero, schietto, realizzato non soltanto ai tavoli tecnici, indispensabili per ragionare delle future scelte in tema di regolamenti comunitari, sia l'unico modo per provare a costruirlo insieme, questo futuro. Perché Mazara del Vallo ha tanto da raccontare in tema di pesca, perché in quest'area del Mediterraneo, dove noi svolgiamo da sempre un ruolo da protagonista, essendo tra le più importanti delle flotte pescherecce che operano non soltanto in Italia ma nel Mediterraneo stesso, abbiamo un racconto vero da fare. E per presentare questo racconto abbiamo scelto di farlo attraverso i volti e le parole dei nostri pescatori, delle loro famiglie, degli imprenditori, di tutti coloro che vivono la dimensione del mare e che vivono in un settore che ancora oggi è la principale gamba economica della nostra economia cittadina. Mazara del Vallo, città di 50.000 abitanti, la più vicina della Sicilia alle coste dell'Africa, ha subito nei secoli quattro dominazioni diverse, è multietnica, è simbolo di convivenza pacifica tra popoli di diverse religioni, è gemellata con la città di Madia in Tunisia dal 1977 ed è la comunità dalla quale proviene la maggior parte delle famiglie di extracomunitari che oggi vivono nella nostra città. Mazara del Vallo è una città di pescatori che vive con il mare un rapporto di simbiosi totale. Un settore, quello della pesca, che vale 200 milioni di euro, con l'indotto compreso, e dà lavoro a migliaia di persone. Ma oggi Mazara è a un bivio. Una flotta d'altura che in 25 anni si è ridotta da 400 imbarcazioni a 80. L'inerzia delle cose ci porta a immaginare un futuro in cui noi smetteremo di essere una città di pescatori e ci trasformeremo soltanto in una città di commercianti. Perché il brand, quello nostro, quello del gambero rosso, è ormai affermato nelle cucine più prestigiose. Ma davvero la pesca a strascico oggi è a rischio cessazione? E se è a rischio la pesca, è a rischio la nostra stessa identità. Perché se noi smettiamo di essere un popolo di pescatori, cosa saremo in futuro? Cosa diventeremo? Noi non siamo disposti a questo destino che appare inesorabile. Al contrario, vogliamo finalmente essere artefici di questo destino, protagonisti di un rinnovato percorso di sviluppo della nostra economia. E per far questo abbiamo attivato una serie di azioni che ci portano ad assumere un ruolo, ad avere una reputazione
ed il ruolo di riferimento che ci spetta in questa parte di Mediterraneo. Vogliamo affrontare con le nostre proposte i problemi principali che oggi mettono a rischio il futuro del settore, a cominciare da quello della politica di riduzione dello sforzo di pesca per il comparto dello strascico. La continua riduzione dei giorni di pesca annui eroderà quasi del tutto nei prossimi 24 mesi i margini di redditività di questo comparto, che produce la maggior parte del pescato italiano, con la prospettiva di costringere molte imprese a chiudere i battenti. E il combinato disposto con una nuova possibile politica di rottamazione delle imbarcazioni costituirebbe un colpo mortale per la nostra flotta. Questo ha indotto la nostra amministrazione a ritenere assolutamente necessario trovare meccanismi più avanzati per la gestione della pesca del gambero, in grado di contemperare gli essenziali aspetti della sostenibilità in linea con i principi della politica comune della pesca, cioè dei meccanismi di attribuzione dei limiti di cattura. Per questo ci siamo fatti promotori di un'iniziativa presso il MIPAF per una sperimentazione in questo senso, una sperimentazione che riguardi le imbarcazioni della nostra flotta e che sia assolutamente condotta su base volontaria, con l'obiettivo di una gestione come quella che intendiamo proporre, che assicuri al contempo una maggiore protezione del gambero e del suo habitat, cercandone di aumentare il valore sul mercato per bilanciare lo sforzo di pesca con le retribuzioni dei pescatori. Un metodo in grado di rivedere la politica comune della pesca, che continua a ritenere presuntivamente nociva la pesca, al punto di far prevalere in ogni approccio gestionale i principi di precauzione per poter giustificare riduzioni continue dello sforzo di pesca, senza però preoccuparsi, me lo consenta di dire, Presidente, di fronteggiare gli effetti recessivi sul piano economico e sociale. Occorre invece lavorare in questo senso e noi vogliamo smettere di stare qui a lamentarci delle regole che altri fanno, perché è un atteggiamento passivo che fa solo male a noi stessi. Vogliamo invece essere qui a proporci come protagonisti di un percorso comune. Occorre rafforzare il dialogo mediterraneo nelle sedi multilaterali. Oggi il Mediterraneo è un condominio rissoso. Noi lo viviamo sulla nostra pelle da decenni. Centinaia di imbarcazioni hanno subito continuamente sequestri, attacchi. Abbiamo morti nella nostra storia. E i due episodi recenti che abbiamo vissuto nel 2020 e 2021, con i sequestri e gli attacchi a tre delle nostre imbarcazioni, sono ancora qui a testimoniare tutto questo. Occorre costruire una nuova governance in quest'area del Mediterraneo, indispensabile per porre fine a queste azioni di violenza, perché andare per mare è un mestiere che già è pericoloso in sé. Non si può immaginare che i nostri lavoratori debbano rischiare la vita solo per poter portare a casa il reddito per sostenere le proprie famiglie. Occorre favorire il ricambio delle nostre imbarcazioni, del naviglio, che hanno un'età media superiore a 31 anni. Occorre altresì favorire il ricambio dei motori, della motorizzazione, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale, di riduzione delle emissioni, della transizione ecologica, della sostenibilità, favorendo una maggiore sicurezza dei natanti e della vita umana in mare, senza con ciò però aumentare l'abilità di cattura o la pressione sugli stock.
E questo tema è particolarmente a noi caro, perché sappiamo bene che tutti gli investimenti pubblici e privati, che le politiche transnazionali dei prossimi decenni passeranno attraverso questi due filtri, sostenibilità ambientale ed economica e transizione ecologica, e noi siamo pronti a fare da apripista in questo senso. Occorre intervenire sulle modifiche FEAMP per fronteggiare gli effetti della crisi energetica prodotta dal conflitto in corso, valutando magari una dotazione finanziaria aggiuntiva che consenta di gestire questo periodo di straordinaria difficoltà con strumenti nuovi e rafforzati. Altrimenti sappiamo bene che tutto dovrà essere affrontato con le risorse FEAMP residue del periodo di programmazione 2014-21. Occorre intervenire soprattutto, e questo ci preoccupa tantissimo, sulla proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia e del regime giuridico sulle accise. La proposta di modifica che sappiamo tende a ridefinire il livello e la struttura delle aliquote minime di tassazione agevolata dei carburanti, ivi incluse le esenzioni previste per alcuni comparti, come ad esempio la pesca. Questo, cioè la fine delle agevolazioni e la necessità di acquistare i carburanti allo stesso prezzo di commercio di tutti gli operatori, sarebbe il colpo mortale per un comparto già provato per l'aumento dei costi energetici. Occorre, infine, una politica seria, e noi ci proponiamo per questo, che investa sulla formazione di una nuova classe di imprenditori e di operatori del settore. L'età media di chi si imbarca nei nostri pescherecci è superiore ai 50 anni, è necessario un ricambio, altrettanto necessario come tutte le questioni che abbiamo messo in campo. È una politica che investa sull'innovazione. Per questo l'amministrazione comunale si fa promotore insieme a tutti i soggetti che operano in questo straordinario settore a partecipare al bando sostenuto dai fondi del PNRR per i contratti di filiera nel settore della pesca. Come vedete, Presidente e deputati, la nostra comunità è qui presente nelle sue istituzioni più rappresentative, con i suoi cittadini, felice di accogliervi e di provare a raccontarvi e a confrontarsi con voi su un futuro possibile che metta al centro delle vostre attenzioni questo territorio bellissimo e la sua popolazione. Perché siamo convinti che essere parte di una comunità più ampia, che è quella dei popoli europei, insieme, uniti, sia un elemento di forza, in grado di promuovere cambiamenti veri che guardino allo sviluppo, alla pace, alla prosperità. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno in giorni come questo. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Sindaco. Prende la parola l'onorevole Pietro Bartolo, deputato al Parlamento europeo. Sì. Intanto grazie, buonasera a tutti. Lasciatemi ringraziare innanzitutto il signor Sindaco Salvatore Quinci, il capo della sua segreteria tecnica Enere Vassallo e tutta la città di Mazara del Vallo, una cittadina straordinaria. Non solo per aver accettato con grande entusiasmo, devo dire, di ospitarci per questi 3 giorni di missione, ma anche per il prezioso aiuto garantito nella pianificazione, ovviamente, e l'organizzazione di questa missione.
e sono stati veramente di grande aiuto perché tutto procedesse nel migliore dei modi e oggi siamo qua. Ringrazio l'assessore Antonino Scilla, anche lui mazzarese, è assessore regionale con delega, tra le altre cose, ecco, alla pesca, per aver accolto il nostro invito e a essere qui questa sera per l'apertura dei lavori. So che a Palermo ci sono tantissimi, ecco, impegni in questo momento, però insomma lo ringraziamo per essere qui questa sera. Infine ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili ad accogliere la delegazione nelle loro strutture e a partecipare ai momenti di incontro. Luoghi e persone che avrete modo di scoprire nei prossimi giorni e tramite i quali speriamo di potervi mostrare una realtà. Parlo con i nostri ospiti, sento io di casa, qua mi sento quasi mazzarese, poi vi dirò il perché, tramite i quali speriamo di potervi mostrare una realtà, quella del distretto di Mazara del Vallo, che rappresenta la più grande, una delle più grandi marinerie siciliane e italiane, un luogo in cui si pesca fin dall'età dei Fenici, un luogo cresciuto dal dopoguerra in poi attorno alla pesca, fino a divenire la marineria più importante d'Italia. Un posto che da 20 anni a questa parte, purtroppo tuttavia, deve far fronte a un declino costante, lo ha detto prima il sindaco. Un declino che ne mette a rischio la sopravvivenza, così come la sopravvivenza della sua comunità legata a doppio filo al settore della pesca. Un luogo, permettetemi una breve digressione, a cui sono strettamente legato, come ho detto prima, anche sul piano personale. Forse non tutti lo sanno, ma sono orgogliosamente figlio di pescatori siciliani. Sono stato io stesso un pescatore siciliano e ancora oggi nel tempo libero cerco sempre il tempo per andare a mare. Sono stato imbarcato con il mio buon libretto di navigazione che avevo preso all'età di 14 anni. Mio padre ha lavorato a lungo con la flotta mazzarese, a lungo, anni e anni, trasportando pesce fresco a Mazara del Vallo, permettendo la prolungata permanenza in mare delle imbarcazioni. Venivano chiamati i famosi trasbordi, chi, ecco, conosce, ecco, benissimo. Ecco, quel peschereccio si chiamava Kennedy, famoso qua fra i più anziani pescatori, lo conoscono bene, che ha fatto la storia insieme ai mazzaresi della pesca nel Mediterraneo. Così si chiamava quell'imbarcazione, dove io sono stato anche imbarcato. Era di casa da queste parti. Questi luoghi sono dunque in qualche modo anche i miei luoghi. I problemi di Mazara dunque sono anche i miei problemi, come testimoniano le battaglie portate avanti al Parlamento europeo, quello che sto facendo insieme ai miei colleghi che oggi sono qua presenti insieme al Presidente. Mazara, per così dire, è la cartina tornasole della flotta italiana nel suo insieme. Problemi che spesso possono e devono essere affrontati in Europa, l'Europa è che però sempre più spesso viene percepito distante, come diceva il sindaco, e vessatrice dei pescatori e della pesca. Da qui l'idea di portare l'Europa a Mazara del Vallo. E oggi sono orgoglioso di aver fatto questo, sono contento che i miei colleghi hanno accettato ben volentieri di essere qua. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione europea direttamente eletta dai cittadini e a loro solamente risponde. Il Parlamento europeo è la sede della democrazia, è la sede del dialogo, del confronto, della partecipazione. Quale migliore istituzione da portare a Mazara per confrontarsi con il mondo della pesca e dei pescatori, di chi vive in mare, di chi soffre in mare, di chi ogni giorno rischia la vita, lo so bene io, rischia la vita. Questo è lo spirito che ha animato l'organizzazione di questa missione. In questi giorni cercheremo di mostrare ad un gruppo formato da deputati, consiglieri politici e funzionari del Parlamento la città e la marineria di Mazara del Vallo.
due parti che non possono essere distinte, perché la città di Mazara non sarebbe quella che è senza il settore della pesca, ma nemmeno il contrario, ovviamente. Quindi visiteremo dunque il porto e le strutture della Capitaneria di Porto per discutere di temi come quello dei rapporti con Nord Africa, di cui si è parlato prima, e della pesca illegale ancora irrisolte. In questo contesto avremo modo di salire anche sulla Medinea e incontrare il suo armatore Pietro Marrone, che ringrazio infinitamente di cuore per aver accettato di incontrarci. Doveva essere in mare a lavorare, però ecco, ha preferito essere con noi per portarci la sua esperienza, farci capire cosa succede in quel Mediterraneo, in quel Mare Nostrum. Mare Nostrum, ma non significa Mare Nostrum solo il nostro. Mare Nostrum è il mare di tutti i paesi che si affacciano nel Mediterraneo, e per questo dobbiamo rispettarlo sicuramente, ma dobbiamo fare in modo che tutti possano coesistere, tutti possano trarne beneficio. Ma non ci limiteremo a visitare le strutture portuali e quelle più importanti, più propriamente legate al settore della pesca. Visiteremo anche il Porto Canale e la Casba. La Casba, già la parola, sentite, il sindaco ha detto che è una città veramente straordinaria, è una città multietnica, dove molte persone che vengono dall'altra parte del Mediterraneo, dove in qualche modo proviene anche la mia famiglia, ecco, si è sistemata, si è integrata, lavora insieme con i mazaresi e vive in questa cittadina straordinaria. La Casba, quest'ultimo simbolo di integrazione pressoché unico in Italia, particolare, un posto non solo dall'affascinante dimensione storica e architettonica, ma anche dimostrazione di come la pesca possa essere veicolo collante di accoglienza e integrazione, temi a me molto cari, molti sanno, e su cui lavoro costantemente anche in Parlamento europeo. Visiteremo infine un luogo sui generis, come la vecchia tonnara di Capogranitola, simbolo di una tradizione antica e vestigi di un tempo che non c'è più. Lì parleremo dello stato dei nostri ecosistemi marini e di come la pesca può contribuire alla loro conservazione in una sinergia che non può che essere l'unica soluzione ai problemi ambientali e a quelli socio-economici. Troppo spesso anche a Bruxelles, dove tutti i giorni siamo là a lavorare insieme, si mettono in contrapposizione i due mondi. Così non è, non è così. È ora di rimettere i pescatori al centro del problema ambientale. È necessario ascoltare di più la voce di chi il mare lo vive tutti i giorni, sulla propria pelle. Loro sono i protagonisti, loro sono i custodi del mare. E proprio per approfondire le problematiche che vengono dal mondo della pesca, ci confronteremo anche con tutte le associazioni di categoria e con tutti i sindacati, che ringrazio per aver risposto positivamente all'invito. Elementi essenziali nell'articolare le istanze dei pescatori e con i quali ci interfacciamo regolarmente anche a Bruxelles. Non voglio dilungarmi eccessivamente, così come non voglio anticiparvi il programma per intero. Mi limito a ringraziare anche chi ha reso possibile l'organizzazione di questa missione, i suoi componenti, da quelli politici a quelli istituzionali, senza dimenticare i nostri interpreti, che oggi qua ci fanno compagnia e ci danno la possibilità di potersi intendere, poterci spiegare, senza i quali il dialogo, ecco, sottolineo dialogo, che è un termine che così spesso ricorre nelle nostre parole, non sarebbe possibile. Quindi veramente ringrazio tutti, ringrazio il signor sindaco, assessore, tutti gli intervenuti per averci dato questa possibilità. E era mia intenzione, ascoltando tutte le problematiche, tutto quello che sta succedendo in questo periodo, dalla guerra, ma al caro gasolio, a tutto quello che abbiamo visto, era molto importante, ecco, avvicinare l'Europa, che non è matrigna ma è madre, e che dobbiamo essere vicine a queste istituzioni, perché ecco, insieme si possa crescere e si possano dare quelle risposte che il mondo della marineria, il mondo dei pescatori si attendono da noi.
Grazie, grazie a tutti. Grazie di cuore a lei, onorevole Bartolo. Prende la parola l'assessore regionale dell'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della regione siciliana, l'onorevole Toni Scilla. Salve, buonasera a tutti. Lasciatemi iniziare salutando il presidente del Consiglio Comunale Gangitano. Salutare e ringraziare per l'invito il sindaco della città di Mazara, il dottore Quinci, e l'onorevole Pietro Bartolo. Un saluto anche a tutti i consiglieri comunali presenti, ai componenti della giunta di governo cittadina, tutte le autorità militari e civili presenti qui in aula, e do il benvenuto a tutta la commissione parlamentare comunitaria della pesca in Sicilia. Porto il saluto del governo regionale e davvero vi do il benvenuto in Sicilia, nel cuore del Mediterraneo. Vedete, questa di questo pomeriggio, caro onorevole Bartolo, può diventare davvero un'occasione importante, perché l'ha detto il sindaco nel suo intervento, l'ha ripetuto l'onorevole Bartolo nel suo intervento: per la Sicilia la pesca non è una delle tante attività. In Sicilia la pesca è in assoluto una delle attività economiche più importanti rispetto alla produzione di PIL, rispetto ai posti di lavoro, perché la pesca non è soltanto il peschereccio e il pescatore. La pesca ha un indotto che è davvero notevole: i trasporti, la commercializzazione, le officine meccaniche, la cantieristica. Quindi è un mondo che deve essere assolutamente difeso, tutelato e rilanciato. E sono sicuro, per questo davvero grazie, onorevole Bartolo, saluto al presidente, il vicepresidente, per dire che questa occasione deve diventare un momento di confronto, se dovesse servire anche di scontro, però dobbiamo ognuno ritornare a fare il proprio mestiere. Voi a Bruxelles, io a Palermo e il sindaco con il massimo consesso civico e la sua giunta, a tutela dei pescatori e degli armatori. È stato bello sentire che tu sei figlio di un pescatore, perché credimi, non è retorica, che spesso quando si interviene, no, ognuno difende quel settore rispetto a quel momento. Anch'io sono figlio di un pescatore, mio papà era un pescatore armatore, e conosco davvero questo mondo. Quando tu parlavi del trasbordo con Lampedusa, quando si pescava più il pesce fresco rispetto al pesce congelato a bordo, era davvero una produzione di economia che però andava oltre, perché era la pesca e sentimento e passione e territorio e sacrificio e sudore, ed è qualcosa di straordinario, e noi non dobbiamo consentire a nessuno di mortificare questo settore, perché questo, caro onorevole Bartolo, caro presidente, è quello che spesso succede. È un settore che tutti dicono di amare, ma poi nella realtà legislativa e amministrativa a tutti i livelli è stato un settore che spesso non ha avuto l'attenzione che merita. In Sicilia dico che c'è la pesca, e non c'è pesca italiana, caro presidente Gangitano, senza la pesca siciliana, perché noi all'interno del nostro territorio abbiamo tutte e tre tipologie di pesca. Abbiamo la pesca artigianale, abbiamo la pesca dei palangari, quindi tonno rosso e pesce spada, e abbiamo la pesca d'altura, quella dove la mia città, la Marina di Mazara del Vallo, eccelle, che è quella della produzione dei cosiddetti gamberi, lo strascico. E quindi davvero conosciamo questo mondo, che se noi lo mettiamo in rete, io sono convinto che le risposte possono arrivare, e possono arrivare le risposte che servono ai pescatori e agli armatori siciliani. Una delle cose che sul piano parlamentare, quindi normativo, va, diciamo, modificata è la questione, che parte circa 40 anni fa, dell'applicazione della convenzione cosiddetta Torremolinos. Perché quella convenzione, caro onorevole Bartolo,
di fatto paragona il peschereccio alla nave. Il peschereccio è una nave, ma è un'imbarcazione finalizzata alla pesca. La nave passeggera, la nave trasporto, può avere una logica rispetto a determinate dotazioni, a determinate norme, ma il peschereccio deve essere sganciato perché è una nave dedita all'attività di pesca. Va benissimo tutto quello che riguarda le dotazioni di sicurezza, rispetto alla sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo, e voi lo vedrete in queste giornate, pescherecci all'avanguardia in senso assoluto. Voi che avete la possibilità di girare e poter confrontarvi con tutte le marinerie d'Europa, io sono disposto a perdere qualsiasi scommessa se troverete dei pescherecci che rispetto all'applicazione e al rispetto dei regolamenti possono essere superiori a quelle della nostra imbarcazione. Quindi da questo punto di vista, se noi già partiamo da questa logica che mi deve imporre la difesa della specificità della pesca nel canale di Sicilia, perché una cosa è la pesca atlantica, altra cosa è la pesca del Mediterraneo. Nell'Atlantico il pesce più piccolo, caro Pietro, è il baccalà. Nel Mediterraneo, mi auguro e sono sicuro che il sindaco lì sarà un grande, mangerete nella nostra tavola anche il cosiddetto polipo, il calamaretto, pesce che ha una dimensione diversa rispetto a quella che si pesca invece nell'Atlantico, negli oceani. Anche lì serve una normativa, dei regolamenti che riescano a salvaguardare la specificità della pesca del canale di Sicilia. Dopodiché, nel rispetto di questa nuova applicazione normativa, caro Nero Bartolo, è importante, io mi auguro che questo sia l'inizio di un percorso, perché abbiamo dei dossier aperti col governo nazionale, con il sottosegretario Battistoni, che vi saluta, non è qui questa sera a Mazara per altri impegni precedentemente assunti, perché questa congiunzione tra Mazara in quanto rappresentante della pesca come capitale nel Mediterraneo, il governo regionale, il governo nazionale e Bruxelles deve assolutamente continuare, perché tutta questo lavoro deve avere anche poi una logica nell'applicazione pratica, non soltanto per i pescherecci siciliani e quindi italiani, ma è normale che noi applichiamo determinati regolamenti, che le nostre imbarcazioni devono avere la maglia della rete 50 e il resto invece delle popolazioni, delle nazioni, mi riferisco l'Algeria, la Tunisia, la Libia, l'Egitto, hanno la misura della maglia che è 20. Pescano loro nel Mediterraneo, peschiamo noi nel Mediterraneo, ci troviamo poi negli stessi mercati, con la differenza che loro partono con un vantaggio notevole che ci danneggia sotto l'aspetto sociale ed economico. Allora, se tutto questo può diventare un momento di confronto reale, io sono convinto che con queste semplici modifiche normative, non stiamo parlando di risorse finanziarie, stiamo parlando di comprendere la specificità di questo settore, che ha mille potenzialità. E se noi lo mettiamo in rete, faremo davvero un rilancio socio-economico della Sicilia a vantaggio del paese Italia, perché si eliminerebbe quel gap tra un'Italia del nord che funziona e che lavora e un sud d'Italia che ha delle difficoltà. Per eliminare questo gap economico, la pesca è sicuramente una delle attività assolutamente prioritarie. Il consumo del pesce è tra il cibo in assoluto più consumato, la domanda di offerta è davvero notevole, si parla di 1.160 miliardi di euro il fatturato rispetto alla commercializzazione del pesce. E allora se noi riusciamo a fare tutto questo, ecco perché vi ringrazio e sono sicuro che sarà un momento di confronto vero, io sono convinto che possiamo fare un ottimo servizio per un mondo economico importante che, attenzione, altri elementi. Tutti siamo d'accordo, lo diceva il sindaco nel suo ragionamento, la sostenibilità ambientale. Chi può essere contrario al rispetto della sostenibilità ambientale? Ma viva Dio, la sostenibilità ambientale deve essere accompagnata anche da una sostenibilità economica. Il pesce c'è, è nel mare per essere pescato e per essere mangiato, non certo per morire di vecchiaia nel mare stesso. Se lo dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare assolutamente nel rispetto della norma, nel rispetto dell'ambiente, quello sì,
ma neanche concepibile tutta una serie di normative che hanno davvero dell'illogico e dell'assurdo. Colgo l'occasione, caro Presidente, per porre un altro tema che è davvero importante per la marineria siciliana, ed è la questione con la Libia. Sapete meglio di me che il diritto internazionale parla che il limite nazionale della costa è di 12 miglia. Sapete meglio di me che la Libia, allora il colonnello Gheddafi, con un provvedimento unilaterale ha esteso di ulteriore 62 miglia l'estensione appunto della propria ecocosta, tagliando di fatto il Golfo della Sirte, per 74 miglia le nostre imbarcazioni non possono pescare. Mi sembra un fatto assolutamente illogico, che non si può più accettare, anche perché non solo abbiamo problemi rispetto al democratico esercizio del diritto al lavoro, che è sacrosanto, ma noi abbiamo perduto in termini economici, in maniera notevole, e in termini di perdita di vita umana. Ci sono stati pescatori siciliani che hanno lasciato le loro famiglie per andare a lavorare e che non sono più ritornati a casa perché colpite dalle mitraglie di paesi riveraschi. Allora tutto questo deve essere assolutamente affrontato, e Bruxelles è il cuore del problema rispetto a questo tema, perché sapete meglio di me che gli accordi bilaterali non lo fa lo Stato membro, ma lo fa la Commissione europea. C'erano degli accordi già avviati, soprattutto con la Libia. Vi ricordo che oggi, se noi andessimo in Tunisia, c'è un'evoluzione del settore peschereccio marinaro come quello della pesca nostrana di circa 50 anni fa. Quindi abbiamo questa concorrenza che è davvero, da questo punto di vista, insopportabile. E allora, nel dirvi ancora una volta grazie per questa opportunità, e volendo che questo sia soltanto l'inizio di un ragionamento che dobbiamo approfondire, mi farò portatore di una richiesta di un incontro a Bruxelles, tramite te Pedro, tramite il Presidente, tramite tutta la Commissione parlamentare, affinché si possa incontrare il commissario alla pesca, perché sotto l'aspetto amministrativo, governativo, serve che questo settore, sul piano pratico e non soltanto sul piano filosofico, possa avere le risposte che diciamo merita. Noi stiamo, e vado alla conclusione, approfitto di questa opportunità, come ha detto l'onorevole Bartoli, io sono di Mazara, quindi capite che per me oggi è una bellissima occasione. Tra l'altro, quest'aula consigliare per me è molto cara, perché qui ho mosso i primi passi, sono stato seduto negli scanni dove ci sono i consiglieri comunali, sono stato seduto qui da assessore, da presidente del consiglio comunale, quindi per me è straordinario. Parlare di pesca e fare l'assessore regionale in Sicilia con la delega alla pesca mediterranea per uno che viene di Mazara, capite bene che voglio dire, da questo punto di vista, il massimo. È un'occasione che non si può assolutamente perdere, e con l'affetto, la competenza che avete dimostrato con la vostra presenza, sono sicuro che ci sono le condizioni davvero per fare in modo che questo settore straordinario, perché il mondo della pesca, credetemi, è qualcosa di meraviglioso, perché ha una capacità. Quando voi sentite dire il gambero rosso, no? Il gambero del deserto, nasce perché in un momento di difficoltà economica le nostre imbarcazioni hanno avuto la capacità di spostarsi oltre 300 miglia dalla nostra costa e andare a trovare il gambero in posti dove si pensava che questo pesce non ci fosse. E vi ricordo, pescato a 600 metri di profondità. Quindi comprendiamo che cosa significa anche l'arte, ecco, della pesca, e questo può valere anche per quanto riguarda la questione dei palangari, per quanto riguarda la questione del tonno rosso e del pesce spada. Altre due cose che sono essenziali, onorevole Bartolo, caro Pietro, e sono delle cose che non possono passare nella maniera più assoluta. Una, le giornate di pesca. È un fatto illogico, secondo me anche non è costituzionale. Voler bloccare un'attività economica, e nella bozza di regolamento iniziale, se non fossimo tutti intervenuti, ognuno per la propria parte politica e istituzionale, si poteva, quel regolamento doveva imporre in un anno 100 giornate di pesca. Praticamente un'azienda doveva lavorare in perdita. Non è accettabile. Questa è una di quelle cose che sul piano regolamentare, ecco perché diventa assolutamente importante l'incontro con il commissario lituano Sinkevičius, mi pare che si chiami,
perché tutte queste cose vanno sistemate, perché questo settore non può morire e non deve assolutamente essere ancora una volta mortificato. L'ultima cosa, vediamo di intervenire anche sul regime sanzionatorio. Voglio dire, un pescatore che tra l'altro quando svolge la propria attività non è seduto su una scrivania, non è, dice, deve pesare il tonno perché c'è la quota tonno, ma la barca, vedo, si muove e spesso si muove anche in condizioni medie o non buone, quindi se c'è qualche errore, per carità, va bene il verbale, ma non si può immaginare di un regime sanzionatorio che parla di multe che arrivano anche a 5.000 euro, cioè cifre esorbitanti che questo settore non si può assolutamente permettere. Quindi davvero grazie a tutti, complimenti al sindaco per questa stupenda iniziativa, grazie a te onorevole Bartolo, sono sicuro che passerete tre bellissime giornate, perché oltre a sentire tanti problemi, perché ci sono, potete vedere una città meravigliosa e un settore davvero speciale, e sono sicuro che anche la tavola, il cibo, perché poi alla fine il pesce deve venire al tavolo per essere mangiato, sarà qualcosa che gradirete e gradirete bene. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore Scilla. Sono stati già salutati, ma è giusto ricordarli e risalutarli anche negli interventi introduttivi, vale a dire l'onorevole Peter Van Dalen, vicepresidente della Commissione Pesca al Parlamento Europeo, l'onorevole Rosanna Conte, deputata al Parlamento Europeo, l'onorevole Rosa D'Amato, deputata al Parlamento Europeo, oltre agli altri funzionari che fanno parte della Commissione. E così ci avviamo all'intervento conclusivo di questa cerimonia, naturalmente la parola all'onorevole Pierre Carleskind, presidente della Commissione Pesca al Parlamento Europeo. Prego, presidente. Bien, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et messieurs, je voudrais saluer moi aussi toutes celles et tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, et saluer les autorités civiles et militaires et navales qui nous font l'honneur de nous recevoir ici. Je dis l'honneur parce que nous sommes très touchés de l'accueil qui nous est réservé et de ce moment que vous nous offrez, moment d'échange sincère, honnête, où vous avez pu nous dire les choses telles que vous les vivez, avec, en français on dit, avec les tripes de ceux qui vivent de la pêche, ceux qui sont sur le territoire, de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui l'ont vécu personnellement, Pietro peut le dire, de ceux qui ont de la famille, qui a vécu autour de tout ça. Je voudrais vous dire aussi, parce que... Je fais quoi là ? Non, c'est pas... D'accord. Je voudrais dire aussi, parce que nous sommes en Italie, et que la commission de la pêche n'a pas... souvent que ça l'occasion de venir en Italie, avoir une pensée pour notre ancien président du Parlement européen et qui nous a quitté, David Sassoli. Alors vous l'avez dit, nous avons des collègues qui viennent de Hollande, plusieurs collègues d'Italie, moi-même je viens de France. Nous avons l'occasion de faire quelques voyages, quelques missions pour voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Et à titre personnel, au cours des dernières années, j'ai pu aller dans différents pays européens. J'étais en Hollande d'ailleurs, cher Peter. Je fais pas mal de ports français, je suis français. Et je vais même vous dire, je viens d'un port qui est Brest, à la pointe occidentale de la Bretagne. Donc en quelque sorte... Je suis aussi d'une ville qui est loin, loin de tout, qui est au bout. Parce que si vous partez de Paris, vous allez à Brest, puis après c'est New York. Donc vous voyez, vous êtes vraiment à la pointe de l'Europe. Et dans ma région, dans mon département, on dit, mon département qui s'appelle le Finistère, on dit, on a longtemps voulu dire c'est le bout du monde. En fait, c'est pas le bout du monde, c'est le début du monde. Et je veux croire que, d'une certaine façon, pour la pêche,
Mazara est aussi le début du monde. Et monsieur le maire, dans le discours que vous nous avez tenu, j'entends une volonté de ne pas se laisser faire, de ne pas abandonner, une volonté de prendre votre destin en main, une volonté de ne pas attendre que les réglementations tombent, mais une volonté de vouloir faire, de vouloir agir. Et je ne peux que m'en réjouir, parce que c'est à l'évidence, quand sur le terrain les acteurs prennent les choses en main, que les choses peuvent avancer. Alors il ne s'agit pas de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Il ne s'agit pas de faire comme s'il n'y avait pas un réchauffement climatique, comme s'il n'y avait pas, sur certaines espèces, des problèmes de ressources. Il ne s'agit pas de faire tout ça. Mais il s'agit bien de dire que nous devons tous ensemble trouver les solutions. Ce n'est pas Bruxelles contre les territoires. Ce n'est pas la Commission contre le Parlement, contre les États, contre Mazara. Ça ne peut pas marcher si c'est comme ça. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas forcément au résultat sur la ressource, mais en plus, on se pose des questions sur l'avenir. Or ici, et c'est pour ça que nous sommes venus, c'est pour voir concrètement comment vous, sur le terrain, vous envisagez les choses. Oui, nous avons parfois des règlements à adopter qui sont difficiles, qui sont compliqués, qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas la conviction que ce que nous faisons ne sert pas sur le terrain, n'a pas une utilité. Alors, venir ici, à Mazara, vous l'avez dit, monsieur le maire, j'étais déjà ici en 2019. J'ai retrouvé les photos, d'ailleurs, sur Twitter. J'étais ici en 2019 pour le Blue Sealand. J'étais aussi ici en 2017, aussi pour le Blue Sealand. Et je dois vous avouer que je reviens ici aujourd'hui parce que j'ai trouvé ce que vous avez si bien décrit, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, monsieur le président. J'ai trouvé cette relation si particulière des individus et d'un territoire à la mer. Un endroit qui est au-delà de ce que l'on peut voir. Mazara, c'est un endroit que l'on ressent. Et en nous promenant tout à l'heure, en arrivant dans les petites rues, j'ai retrouvé cette ambiance si particulière. Cette ambiance si particulière d'une ville qui, comme la Sicile, a vu et passé les civilisations, les envahisseurs, les gens repoussés. Et tout ceci vit ici. Et la ville de Mazara est exemplaire parce que justement, ici cohabitent des populations, des cultures. Et cela se sent, cela se fait pacifiquement. Et c'est cette âme si particulière qui rend votre ville si extraordinaire. Je suis très heureux d'y être aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est une histoire humaine. Tout ça, ce sont des histoires humaines. Et si nous venons personnellement, et d'ailleurs, je suis bien content que nous arrêtions les visioconférences derrière l'ordinateur. Nous en avons fait beaucoup. Mais rien de tel que voir les gens, voir se parler comme ça, s'entendre. Vous avez évoqué la crevette rouge. Alors, ça me fait penser à quelque chose, c'est la langouste rouge. Vous voyez, dans ma région, dans le Finistère, c'est pas la crevette rouge, c'est la langouste rouge. Il y a quelques années, langouste rouge, plus. Oui, elle avait trop pêché. Quelques années, il y a eu une mobilisation. C'était le gouvernement, la région, les territoires, la ville, les villes, les pêcheurs, les associations environnementales qui se sont réunis, qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont pris des décisions. Et quand vous appelez à un système de gestion, moi, j'applaudis dès demain. Parce que c'est un système de gestion et même de co-gestion auquel il faut réfléchir. Et aujourd'hui, la langouste rouge est revenue. Aujourd'hui, les pêcheurs, dans mon département, peuvent à nouveau pêcher la langouste rouge.
et nous pouvons à nouveau la déguster et la manger. Il y a partout sur nos territoires européens des histoires comme celle-ci. Mais il faut à la fois prendre la mesure des difficultés et trouver les réponses en local. Vous nous avez interpellés les uns et les autres sur un certain nombre de sujets. Renforcement du dialogue méditerranéen. Oui, mille fois oui, c'est compliqué. Je vois ça de loin, mais je pense que c'est compliqué. Enfin, je vois ça de loin, oui. Si, oui, on voit ça de loin. Alors, je crois que récemment, une des commissions du Parlement européen a appelé à une macro-région méditerranée. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais il est inévitable que nous renforcions, enfin, il est souhaitable que nous renforcions notre capacité à dialoguer avec l'ensemble des acteurs de la Méditerranée. C'est le berceau de notre civilisation. Et la Sicile est au cœur. Vous avez donc nécessairement intérêt et il faut que nous avancions. La transition énergétique, vous l'avez dit, transition énergétique pour la durabilité, pour la capacité à proposer un avenir. Parce que, au fond, je le vois aussi dans ma région. J'entends beaucoup, nous avons du mal à recruter, nous avons du mal à trouver des jeunes qui veulent embarquer sur nos bateaux, et nous ne savons pas s'il y a un avenir. C'est vrai que ce qu'il nous faut construire dans les années qui viennent, et même si je ne veux pas venir en détail sur les nombres de jours pêchés, ce qui est certain, c'est que nous devons surtout nous donner une vision à long terme. Parce que si aujourd'hui nous prenons des mesures difficiles et compliquées, il faut que ça paye demain. Il faut que c'est une conséquence positive demain. Mais il faut aussi être capable de le montrer, de le partager. Ça peut marcher. L'exemple de la langouste rouge l'a montré. Ça peut marcher. Mais il faut emmener tout le monde. Et il faut s'assurer d'une chose, et vous avez absolument raison. C'est que nous ne devons pas casser l'outil de pêche qui est en place. Quand je dis l'outil, c'est ces bateaux, ce sont les industries de transformation, les entreprises de transformation, ce sont ces gens qui ont une compétence aussi, les pêcheurs. S'ils ne vont plus en mer, ils perdent leurs compétences. Donc tout ceci, il faut être capable de le maintenir, c'est absolument essentiel. Vous avez parlé du fonds, du FEAMPA. Nous avons régulièrement appelé, Peter présidait la commission pêche ce jour-là, message a été passé au commissaire européen, M. Zinkevicius, qu'il faut que les programmes nationaux soient validés le plus vite possible pour pouvoir utiliser les fonds du nouveau FEAMPA. Parce que sinon, effectivement, on ne pourra pas répondre aux enjeux de la transition. Donc ça, il faut avancer pour pouvoir avancer. Sur les taxes sur le carburant, beaucoup de choses ont été dites. On reste attaché à ce qu'il existe un régime spécial pour la pêche. Donc, ce ne sera pas le même régime que les autres. Hein. Soyons clairs. On reste attaché à ce qu'il y ait un régime pour les autres. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur tout ça. Vous avez parlé aussi... oui, le contrôle, quand même. Contrôle. Vous avez évoqué les sanctions, le contrôle. Alors, l'Italie a quand même le record d'Europe du nombre de contrôles, du moins du nombre de sanctions. Je le dis. Donc, parce qu'on a constaté, j'ai de reproches à faire à personne, hein, parce qu'on a constaté qu'il y avait des différences assez fortes en nombre de sanctions entre certains pays, nous sommes en ce moment en train de discuter sur la réforme du règlement du contrôle. Et donc, nous avons bien ça en tête, de façon à ce que nous puissions assurer aux pêcheurs de l'ensemble de l'Europe une égalité de traitement. C'est quelque chose qui est important. On n'en parle pas beaucoup parce que le règlement est très technique, très compliqué, mais malgré tout, ça fait partie des travaux sur lesquels nous sommes pleinement impliqués en ce moment. Vous avez parlé aussi des navires de pêche qui ne font pas suffisamment l'objet d'une prise en compte spécifique.
parlais de Torremolinos. Lors d'une récente commission, réunion de la commission pêche, nous avons aussi appelé à la ratification de la convention du Cap. La convention du Cap, c'est une convention qui a pour objet d'assurer la sécurité sur les navires de pêche. Pourquoi ? Parce que quand des pays dans le monde lancent des bateaux de pêche qui n'assurent pas la sécurité de leurs marins, ça vient en concurrence avec nos navires qui, eux, répondent à la sécurité. Or, aujourd'hui, nous savons qu'il manque encore un certain nombre de signataires, de ratifications dans le monde pour qu'elles rentrent en vigueur. Et quand je dis concurrence, c'est que ces bateaux qui ne sont pas aux normes de sécurité, ils coûtent moins cher et donc ils viennent en concurrence économique aussi avec nos flottes. Et en général, ce sont d'ailleurs les mêmes bateaux qu'on va retrouver sur la pêche illégale et qui ont donc une influence néfaste sur les ressources dans le monde. Donc tout ça va ensemble, vous l'avez bien dit, tout ça va ensemble. Il faut que nous gardions en tête la nécessité de travailler à la fois sur les dimensions économiques, sociales, je dis toujours territoriales aussi, territoriales, parce que nous le voyons ici à Mazara, la pêche fait non seulement vivre des entreprises, des employés, mais les employés ils vivent à des endroits. Vous l'avez dit, monsieur le maire, que serait Mazara demain s'il n'y avait plus la pêche ? Moi, je ne souhaite pas que cela arrive. Et donc, il faut y travailler ensemble, conscient de la réalité des problèmes, mais en tout cas, il faut y travailler ensemble. Voilà, monsieur le maire, je ne peux que saluer votre volonté de rester actif, votre volonté d'avancer. Je pense que je peux dire au nom de mes collègues, Rosa D'Amato, Rosana Conte, Peter Van Dalen, Pietro Bartolo, que nous allons être très attentifs à ce que nous allons voir pendant ces un peu plus de 2 jours de mission, très attentifs pour pouvoir revenir à Bruxelles et à Strasbourg avec les idées claires de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, comme je le disais au début de mon intervention, avec un bout de l'âme de cette ville, un bout de cet esprit, de cette ambiance, qui est peut-être ce qu'il y a de plus séduisant, je ne sais pas si le mot est correct, en tout cas de séduisant, dans le fait de s'occuper de la pêche. Ça n'est pas qu'un sujet technique, c'est d'abord un sujet humain, et Mazara l'incarne pleinement. Je vous remercie. Grazie alla Commissione, nuovamente benvenuti a Mazara del Vallo. Termina qui la cerimonia di accoglienza, proseguirà nella giornata di domani, già domani mattina l'impegno in banchina al Porto Nuovo per la visita con l'armatore e l'equipaggio del motopesca Medinea e poi i tavoli tematici, e quindi benvenuti a Mazara del Vallo, grazie a tutti voi, la cerimonia è conclusa.